Manca ormai un mese alle 3 2019 e CD Projekt Red si sta preparando per mostrare di nuovo al pubblico Cyberpunk 2077. In attesa di conoscere maggiori dettagli sul colossal ruolistico del team polacco, continuiamo quindi il nostro viaggio nella distopia modellata da Mike Pondsmith. Abbiamo già trattato in un video la lore generale del gioco ed è quindi giunto il momento di immergersi tra le ombre più fitte di Night City, quelle proiettate dai colossi corporativi con i quali avremo a che fare. Prima di iniziare il nostro racconto però vi invitiamo ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per unirvi a noi di EveryEye.it. Se l'alta società di Cyberpunk fosse un mare popolato da squali in giacca e cravatta, la Rasaka Corporation sarebbe senza dubbio l'esemplare più grosso e malvagio. Fondata all'inizio del XX secolo dall'abile uomo d'affari Sasai Rasaka, questa impresa, con base a Tokyo, ha mosso i primi passi nel settore della manifattura, passando poi all'industria pesante per trarre vantaggio dalla corsa agli armamenti innescata dalla Seconda Guerra Mondiale. Alla morte del fondatore nel 1960, il controllo dell'azienda passò nelle mani del figlio Saburo, un fanatico nazionalista ossessionato dall'idea di trasformare il Giappone in una superpotenza su scala planetaria. Tanto folle quanto scaltro, nei successivi 30 anni Saburo concentrò gli investimenti della compagnia nel settore bancario e nella sicurezza privata, fino a renderla un vero e proprio colosso militare. Per quanto i soldati in nero della Rasaka siano nel tempo diventati il simbolo del suo potere corporativo, l'azienda ha continuato a trarre profitto dall'industria manifatturiera, specialmente dopo il collasso dei mercati globali nel 1994. Dopo decenni di acquisizioni ostili, assassini politici e guerre segrete, la compagnia giapponese è ora il più pericoloso tra i giganti corporativi che occupano Night City. Se in Cyberpunk 2077 vi capiterà di incrociare un gruppo di uomini nero pesantemente armati, vi consigliamo quindi di valutare bene la vostra prossima mossa. La prossima organizzazione della nostra lista è la principale avversaria della Rasaka. La Militech International Armaments è una mega corporazione specializzata nella produzione di strumenti bellici di ogni genere e rappresenta una delle forze mercenarie meglio addestrate del pianeta. Nata come Armatech Lucchesi International, questa compagnia venne fondata nel 96 da Antonio Lucchesi, un geniale produttore d'armi italiano che, approfittando dei continui conflitti tra i signori della droga sudamericani e il governo a stelle strisce, tentò di aggiudicarsi un contratto molto redditizio con le forze statunitensi. Malgrado il parere favorevole del capo del Pentagono Donald Lundy, la crisi economica costrinse Washington a scartare il fucile progettato da Lucchesi, optando per un modello a buon mercato che si sarebbe poi rivelato drammaticamente inefficace. Dopo aver assistito alla morte di migliaia di soldati, Lundy lasciò l'esercito per assumere il ruolo di CEO della compagnia, determinato a sfruttare la sua esperienza per tornare sul mercato con un'offerta che unisse qualità e prezzi altamente competitivi. Grazie al contributo del generale, l'Armatech crebbe fino a diventare uno dei principali produttori militari del mondo e di seguito ottenne contratti in esclusiva per la fornitura di armi e mercenari ad un gran numero di paesi. Ora la Militech è uno dei principali appaltatori della difesa, con un giro d'affari miliardario. E per quanto il lato oscuro della compagnia sia meno palese rispetto a quello della Rasaka, tenete a mente che ostacolare gli interessi della Militech vuol dire schierarsi contro un'azienda specializzata nel business della guerra. Fondata alla fine del XX secolo da alcuni geniali tecnocrati, la Euro Business Machines è la più grande produttrice di elettronica nel mondo di Cyberpunk 2077. Una posizione conquistata alla fine degli anni 90 con una delle acquisizioni ostili più celebri nella storia del libero mercato, che ha portato la compagnia tedesca ad eliminare quasi ogni traccia di concorrenza. Una strategia che, in tempi più moderni, viene portata avanti con l'ausilio di un piccolo esercito privato che si occupa di proteggere gli interessi della megacorporazione, che spaziano dalla manifattura di computer alla tecnologia dell'informazione. L'obiettivo a lungo termine dei tre leader, Kurt Mueller, Alf Granwalder e Natarian Paul, è quello di consolidare il monopolio del mercato high-tech a tutti i costi. Per quanto il volto pubblico della compagnia sia sicuramente meno inquietante rispetto a quello di Rasaka e Militech, contrastare le mire dei suoi dirigenti può condurre a pessime conseguenze. Continuiamo con la Microtech, compagnia texana specializzata nello sviluppo di sistemi informatici e interfacce di rete, comprese quelle integrate in alcuni cyber potenziamenti utilizzati in ambito civile e militare. Seppur non particolarmente avanzata, la loro tecnologia è considerata una delle più affidabili sul mercato. Una caratteristica che ha permesso a Microtech di trasformarsi in una delle megacorporazioni più potenti del globo. Per questo motivo ci sono ottime possibilità che, nel mondo di Cyberpunk 2077, ogni vostro accesso alla grande rete finisca per passare sotto l'occhio attento dei loro sistemi. In onda 24 ore su 24 su tutti gli schermi di Night City, i programmi di Network News 54 sono la voce di un vero e proprio cartello mediatico che nel tempo ha assorbito i colossi dell'informazione.
Sebbene la compagnia si sia conquistata una certa fama, detiene un preoccupante monopolio mediatico, potenzialmente in grado di manipolare le informazioni su larga scala. Negli ultimi anni la mega corporazione ha investito ingenti somme nella ricerca e sviluppo di sistemi di trasmissione alternativi per portare i propri programmi direttamente nelle teste degli ascoltatori grazie a chip integrati nei cyberpotenziamenti neurali. Un canale d'accesso pericoloso, specialmente considerando che in passato la compagnia non ha esitato a risolvere conflitti aziendali a suon di proiettili. La Trauma Team International è una compagnia specializzata nella fornitura di servizi medici d'emergenza. Questa mega corporazione offre un'ampia gamma di pacchetti di assistenza, la cui tempestività dipende interamente dalle cifre che i pazienti sono disposti a sborsare. Ogni intervento viene eseguito da un gruppo di specialisti pesantemente armati, in grado di recuperare i pazienti in contesti più che ostili, procedendo alla soppressione di ogni minaccia alla salute dell'assicurato. Tenete a mente che l'uccisione di un colletto bianco corporativo potrebbe portare alla visita di un gruppo di paramedici tenuta da guerra. L'Orbital Air è una compagnia keniota con base a Nairobi che si occupa di trasporti ad alta quota di merci e passeggeri, a partire da diversi punti di smistamento distribuiti in giro per il mondo. L'azienda aerospaziale gestisce inoltre un buon numero di installazioni suborbitali, spesso utilizzate come snodi di scambio commerciale per attività non sempre lecite. Infine, nel mondo di Cyberpunk 2077, le tre compagnie Dylanar Technologies, Kiroshi e Zetatech gestiscono buona parte del wetware distribuito attraverso i canali ufficiali. Una cospicua fetta dei cyberpotenziamenti disponibili a Night City sono stati progettati e costruiti da una di queste corporazioni. Sebbene nessuna delle tre si occupi di produrre hardware ad uso militare, non è escluso che sul mercato nero siano in vendita a prezzi modificati, adatti ad ogni tipo di esigenze. Si conclude qui il nostro secondo appuntamento con la lore di Cyberpunk, in attesa di novità da parte di CD Projekt Red alle 3 2019.